Con il restauro di Villa Venti giunge a conclusione il primo tassello del più ampio progetto di riqualificazione urbana che riguarda tutto il quartiere di San Lorenzo, per il quale l'amministrazione comunale di Pistoia ha ottenuto oltre 20 milioni di finanziamento da parte del PNRR. Proseguono lavori all'interno del convento dove porteremo gli uffici dell'amministrazione, all'interno di Sant'Anzano dove ci sarà un polo espositivo per mostre. E anche nella piazza sono ripresi i lavori dove, come sapete, abbiamo dovuto aggiungere risorse, ma anche riprogettare perché contestualmente vogliamo fare un lavoro di ripristino di tutta la rete fognaria dello scarico delle acque, che sono uno dei temi principali anche del centro storico. Anche le due scuole vanno avanti e speriamo di riconsegnarle per il prossimo anno ai ragazzi, agli insegnanti e ai maestri. Insomma, in questo quartiere verranno qualche centinaia di dipendenti pubblici, torneranno le insegnanti, i ragazzi e ravviveranno tutto il centro storico portando funzioni pubbliche. Questo era il nostro obiettivo, ma soprattutto lo farà nuovamente percepire come centro storico. Villa Venti è finita, verrà qua l'ufficio della cultura, delle tradizioni, del turismo, quindi vuol dire riunire in una sola struttura nuova, bella nel centro storico, uffici, risparmiando così palazzi, energia, evitando sprechi, riportando funzioni pubbliche e quindi siamo contenti. Per l'avvio dei nuovi servizi all'interno di Villa Venti, il sindaco Tomasi parla di tempi brevi. Sì, stiamo adesso lavorando, speriamo di anche anno nuovo di poterla attivare.